Ragazzi, la sentite quest'aria? Questa è l'aria estiva, questa è l'aria del calciomercato. È il terzo appuntamento di oggi, contenuto stamattina, live oggi e video analisi questa sera. Perdonerete ancora una volta la mia voce, sono ancora in condizioni non ottimali, però spero di stare meglio domani. Abbiamo iniziato a costruire questo contenuto insieme oggi in diretta e l'ho terminato per conto mio. Ora sono pronto per portarvi quella che è un'analisi preliminare di Douglas Luiz, anche perché sembra che il giocatore sia molto 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 vicino a vestire davvero la maglia della Juve, quindi ne parliamo nel dettaglio con tutte le informazioni che abbiamo ricavato nella giornata di oggi. Chi è Douglas Luiz? Può tornare utile alla Juventus Thiago Motta 2024-2025? Centrocampista brasiliano, nato il 9 maggio del 1998, gioca nell'Aston Villa, si sono classificati al quarto posto nell'ultima Premier League giocata, è un calciatore di piede destro ed è alto 1,77 m. Io sono sincero, me lo immaginavo più alto, invece un giocatore di media altezza, anche perché per darvi un dato, Yıldız è alto 1,85 m, quindi stiamo parlando di un centrocampista non proprio gigantesco, anzi tutt'altro, lo dico dall'alto dei miei 175 cm. Perché si parla di Douglas Luiz alla Juventus? Perché l'Aston Villa deve portare plusvalenza entro il 30 giugno 2024 per necessità legate al fair play finanziario della Premier League. Il giocatore in scadenza al 30 giugno 2026 e giuntoli avrebbe offerto la possibilità all'Aston Villa di prendere qualche giocatore di proprietà della Juventus, qualche cartellino e nella fattispecie giocatori che sono in scadenza al giugno del 2025. Questa trattativa sembra scoppiata nelle ultime ore, ben indirizzata, tant'è che addirittura Alfredo Pedulla parlava di accordi legati all'ingaggio del giocatore già nella serata di oggi, e Fabrizio Romano confermava che il calciatore è stato individuato proprio dallo stesso Thiago Motta come calciatore chiave nel progetto e avrebbe dato il via libera a Giuntoli per trattare direttamente con l'Aston Villa la conclusione di questa trattativa, che diventa un semaforo verde all'improvviso. Andiamo ad analizzare il ruolo, i dati, gli infortuni, il costo, dove giocherebbe nella Juve e la fattibilità di questa operazione. Intanto, quale posizione occupa, dove gioca, qual è il suo ruolo? È un centrocampista centrale, può ricoprire il ruolo di mediano o di mezzala, quindi può giocare indistintamente in un centrocampo a 2 o in un centrocampo a 3. È un giocatore in grado di portare palla, come possiamo vedere il carrying è abbastanza elevato e può fornire passaggi chiave anche e soprattutto con lanci lunghi. È un giocatore che ha un'ottima percentuale di precisione nei passaggi ed è un calciatore che adora anche la verticalizzazione con un lancio. È un rigorista, è un battitore di punizioni, ha segnato spesso e volentieri anche proprio da fermo, sia rigore che punizione. Ha segnato anche da calcio d'angolo, dato che è uno specialista dei corner e ha segnato 2 gol olimpici in carriera. Come possiamo vedere dall'heatmap, è un calciatore che gioca un po' dappertutto a centrocampo e quindi sarebbe un giocatore estremamente importante per lo scacchiere di Thiago Motta. Le presenze e il rendimento per la stagione. Questa è la stagione in essere, quindi l'ultima conclusa con l'Aston Villa in Premier League. Ha giocato 35 match, è partito 35 volte titolare, ha giocato una media di 86 minuti per partita, il che significa che è stato letteralmente un insostituibile, una sorta di stacanovista. Ha giocato 53 partite in stagione, ha segnato 10 gol, ha fornito 10 assist per un totale di 4.352 minuti e conditi anche da 16 cartellini gialli, ma nessuna espulsione, quindi un giocatore che comunque sa anche limitarsi quando c'è da mettere la gamba, sa come fare. Giocatore che ha segnato 9 gol in Premier League, 5 assist, l'altro gol è arrivato in una qualificazione europea e 4 assist sono arrivati all'interno della Conference League, quindi sostanzialmente una stagione super 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 positiva per un calciatore che era stato cercato anche dalle big inglesi. Gli infortuni, che sono sempre una tematica molto molto importante, anche perché Kop Meiners, per dire, che è un altro dei nomi che si fa per il centrocampo della Juventus, ieri sera ha subito un infortunio che lo terrà fuori dagli europei. E attenzione, perché i tempi di recupero sono stimati in circa un mese e questo potrebbe cambiare anche un po' il mercato legato a Kop Meiners. L'ho scritto nel titolo, ne parliamo sul finale di questo contenuto. Infortuni.
di Luis. Questi sono gli infortuni in carriera. Sono tutti infortuni che risalgono alla stagione 18-19 quando giocava nel Girona, sono fastidi muscolari, ha saltato 11 partite col Girona in quell'annata e poi basta. Sono passati alcuni anni, per darvi un'idea, era la stagione di Cristiano Ronaldo alla Juventus 18-19, anzi quella prima in realtà, quindi sono passati tanti anni, un giocatore integro dal punto di vista fisico, non è mai un concetto da sottovalutare, questa è una cosa che mi piace molto, è la cartella clinica forse più pulita che abbia mai visto. Il costo, cartellino e stipendio, stipendio elevato, però come vi dicevo ne stanno discutendo, ne discuteranno in serata, ma si parla di un ingaggio elevato perché oggettivamente Luis viene visto come un top player. Ha il contratto in scadenza al 30 giugno 26, il valore attuale del cartellino secondo Transfer Market ad oggi è di 70 milioni di euro, quindi non pizza e fichi. L'Aston Villa è interessata quindi a inserire sia McKennie che Ealing all'interno dell'accordo e chiederebbe una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Qui entra in gioco Alfredo Pedulla, che ci ha rivelato come, secondo lui, secondo le sue informazioni, le informazioni del suo possesso, la cifra sarà orientata tra i 17 e i 18 milioni. Entrambi i giocatori della Juventus verrebbero valutati una buona cifra, perché per arrivare a quei famosi 60 milioni, 65, 70 milioni di valore al cartellino significa una valutazione di McKennie intorno ai 30 milioni, perlomeno è una valutazione di Ring sui 15, più un esborso economico minore rispetto ai 20 richiesti, quindi sarebbe veramente un buon affare per la Juve, che andrebbe anche a valorizzare dal punto di vista proprio dell'ammortamento residuo dei cartellini dei due calciatori, andrebbe a generare una vera e propria plusvalenza. Il cartellino quindi sì, è elevato, i calciatori sono in scadenza e queste contropartite possano veramente diventare il carburante che andrà a concludere questo affare anche in tempi abbastanza brevi. Dove giocherebbe nella Juve Luis? E qui entra in gioco quella che secondo me è la discussione più interessante, quella legata al campo, perché immagino che Luis sarebbe l'erede di Rabiot. Le voci parlano di una Juve interessata a rivoluzionare il centrocampo, però per me, per caratteristiche, andrebbe fisicamente a prendere il posto di Rabiot, perché è un giocatore simile a Rabiot, un giocatore che adora prendere palla e andare in conduzione, però è più elegante rispetto a Rabiot perché ha un piede diverso, ha una verticalizzazione differente, è in grado di gestire la sfera con più cura, magari con meno fisicità, indubbiamente, però dato che a Torino ci sono tanti calciatori in uscita a centrocampo è naturale attendersi una vera e propria rivoluzione del reparto. Oggi sarei sorpreso oggettivamente di vedere sia il brasiliano sia il francese il prossimo anno nella rosa della Juventus a disposizione di Thiago Motta. Io qui vi ho messo giù una formazione tipo che può essere questa, non questa, perché ci sono nomi come, per dire, Chiesa, che è un punto interrogativo, Kop Meiners, che ancora non è chiuso e anzi potrebbero esserci delle sorprese, Calafiori, che non è un calciatore della Juve ad oggi, Danilo, che potrebbe essere sostituito da Di Lorenzo perché potrebbe esserci lo scambio con Chiesa più Conguaglio a favore della Juve. Insomma, è una formazione in divenire, però idealmente possiamo immaginarci Douglas Luiz al fianco di Fagioli in una mediana 2. Ho cambiato un po' idea rispetto a qualche giorno fa quando vi dicevo che secondo me poteva arrivare sia Douglas Luiz sia il rinnovo di Rabiot. Per caratteristiche la vedo abbastanza difficile, quindi immagino che possa essere questo il ragionamento della Juve. Fattibilità, forse quello che ci interessa di più perché ne abbiamo parlato fino adesso, quindi dobbiamo cercare di capire se si può fare oppure no. La finestra legata al fair play finanziario, quindi il 30 giugno, ci aiuta. Questo è da dire con grande chiarezza. Loro hanno questi problemi, devono chiudere alcune trattative, non vogliono avere preoccupazioni legate al bilancio, l'iscrizione ai campionati, eccetera, eccetera. E quella che sembrava solo un'idea fino a poche ore fa, oggi sembra essere una trattativa destinata a concludersi in tempi brevi. E allora qui un po' la provocazione ve la lancio. Secondo voi questa accelerata di Giuntoli e questo colloquio con Thiago Motta oggi, quando Thiago Motta ha firmato il contratto, siamo in attesa dell'annuncio ufficiale da parte della Juve, ma oggi Thiago Motta e Giuntoli hanno parlato anche di Douglas Luiz, non è legata proprio al fatto che potrebbero esserci stati dei problemi legati al rinnovo del francese? È una roba che scopriremo presto, però secondo me 2 più 2 fa abbastanza 4. E allora l'impressione è che il costo sia elevato,
ma la trattativa sia possibile anche in ottica di plusvalenza, dato che appunto McKennie e Ealing Jr. hanno dei costi di ammortamento rimanenti a bilancio molto bassi, e quindi questo aiuterebbe anche la Juve. A Torino serve un centrocampista totale in grado di recuperare il pallone e soprattutto organizzare la manovra, quindi una mediana composta da lui e Fagioli sarebbe abbastanza qualitativa e completa. E vi dico che per me l'arrivo di Douglas Luiz non è affatto collegato a Kop Meiners, anzi è possibile vederli entrambi, è più legato al rinnovo di Rabiot. Quindi secondo me dovesse arrivare Douglas Luiz, non vedremo Rabiot, ok? E dato che il giocatore che per me sembra essere interessante è molto vicino alla Juventus, potrebbe significare un addio di Rabiot definitivo, ma anche questo poi lo verificheremo in una seconda battuta. Perché vi ho messo Zirze e Kop Meiners? Perché sempre Alfredo Pedullà nella giornata di oggi ci ha fatto intendere che Giuntoli e l'agente di Douglas Luiz, che è lo stesso intermediario che cura anche Zirze, potrebbero aver discusso anche di questa potenziale operazione. Il giocatore che sembrava molto vicino al Milan, ma il Milan in questo momento sembra non aver affondato ancora ufficialmente il colpo, e attenzione perché l'infortunio di Kop Meiners chissà che non possa aver portato la Juve a ragionare anche sull'ipotesi legata all'attaccante in questo momento in forza al Bologna, già utilizzato da Thiago Motta. Se n'era parlato anche in passato, no? Di Zirze accostato alla Juve per questa clausola di 40 milioni, il problema erano più le commissioni legate alla gente, però dovesse l'Atalanta mantenere questo muro intorno ai 60 milioni di valutazione per Kop Meiners, chissà che la Juve non possa decidere di virare su Zirze. Ecco, quindi probabilmente il collegamento è Douglas Luiz, Rabiot uno l'altro, Kop Meiners o Zirze uno l'altro, per discorsi proprio legati alla posizione in campo, giocatori che possano fare i centrocampisti nel 4-2-3-1, giocatori che possano fare i trequartisti, le seconde punte, i rifinitori, i fantasisti, sempre nel 4-2-3-1. Quindi attenzione a questa pista, attenzione a monitorare anche questa possibilità, perché potrebbe essere veramente una sorpresa incredibile. Per il momento registriamo soltanto questa possibilità, non affondiamo, però Douglas Luiz può diventare un colpo vero e proprio per la Juve, chissà che non possono esserci altre sorprese ad oggi abbastanza inaspettate. Voglio sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, ci sono tante cose che abbiamo discusso e quindi mi aspetto anche tanti commenti. Oggi abbiamo fatto veramente un sacco di discussioni insieme in live e anche con questi video abbastanza riepilogativi, per fortuna sono venuti abbastanza corti, almeno per i miei standard. E adesso basta perché non ho praticamente più voce. Ciao a tutti ragazzi.